Dopo aver scaricato il modello, lo stampiamo su una carta double face e lo ritagliamo. Quindi con uno strumento come questo ripassiamo le linee di piega. Anche quelle ad arco. Ritagliamo le due parti che serviranno alla chiusura. Ora possiamo piegare bene anche le parti tondeggianti. Con del nastro biadesivo incolliamo la linguetta per chiudere la scatola. Facciamo la stessa cosa con la scatola più piccola. Possiamo ora decorare col nostro logo e, se vogliamo, con un nastro. Saranno perfette per contenere le nostre creazioni. Alla prossima! Buon lavoro a tutti!